Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una recensione di un prodotto super mega richiesto qui sul canale. Sto parlando della palette di Clio First Love. Prima di tutto però voglio fare un mega annuncio, cioè voglio parlarvi di un progetto a cui sto lavorando da veramente tantissimo tempo. Se non vi interessa vi lascio qui il minuto dove inizia la recensione della palette. È un progetto, diciamo, che non c'entra nulla con il make up e interesserà una cerchia totalmente diversa di persone. Ho deciso di aprire un blog con relativo canale YouTube, pagina Facebook, bla bla e quant'altro, dove insegnarvi come poter guadagnare online. Praticamente, diciamo che in questi anni che sono stata sul web ho imparato tantissime cose che sto mettendo in pratica e su cui sto lavorando, e ho pensato: perché non insegnare anche agli altri quello che ho imparato io in questo tempo? Così magari chi decide di intraprendere la stessa mia strada, che sia su YouTube o che sia su altre piattaforme, magari su un e-commerce, aprire un blog, bla bla, trovate tutto quanto sul blog che vi lascio qui sotto in descrizione. Appunto, non deve fare tutta la fatica che ho fatto io a ricercarmi tutte le cose che so in questo momento. Ho fatto una faticaccia incredibile, quindi ho detto: evitiamo questa cosa a chi sta facendo il mio stesso percorso. Quindi se siete interessati a lavorare sul web, insomma, o comunque guadagnare qualcosina più al mese che non fa mai male, vi consiglio di seguire il mio blog. Vi lascio tutto quanto qui sotto in descrizione. Inoltre trovate una guida gratuita, sottolineo gratuita, che potete scaricare su come si fa blogging, quindi su come aprire il blog, come farlo diventare di successo, come trovare persone che leggano il blog e come guadagnare con il blog, che è una cosa fondamentale. Potete scaricarla sia che siate interessati ad aprire il vostro blog, sia che semplicemente volete sapere come girano un pochino le cose. È assolutamente gratuita e accessibile a tutti quanti. Se magari non vi interessa, ma conoscete qualcuno che invece sta aprendo il proprio blog o è interessato a farlo, condividetela con lui, magari condividetelo con i vostri amici. Se non vi interessa questo progetto, vi chiedo aiuto nel farlo crescere, quindi magari aiutatemi a condividere appunto questa guida che vi lascio qui sotto, o semplicemente a condividere il mio blog che trovate sempre in descrizione. Vi ringrazio tantissimo se deciderete sia di farlo che di non farlo, e comunque se mi avete ascoltato fino a questo momento, adesso passiamo alla recensione della palette di Clio Makeup che mi avete chiesto in tantissimissimissimi, è praticamente il video più richiesto nel 2019. Partiamo con il dire che ho acquistato sia la palette First Love sia uno dei suoi rossetti liquidi, erano tutti sold out, quindi sono riuscita ad acquistare soltanto un colore. Volevo prendere dei rossi o cose del genere, ma era tutto sold out, quindi purtroppo non ho potuto farlo. Allora, inizio con il dire che Clio è un personaggio super amato, quindi non prendetevela se magari dirò delle cose che non vi piacciono all'interno di questo video. Qualsiasi cosa dirò all'interno di questo video non è riferita a lei come persona, né come youtuber, né come nulla. Semplicemente è una recensione legata ai suoi prodotti. Lo sapete se mi seguite, oppure ve lo dico se siete nuovi qui sul canale: le mie recensioni sono vere al 1000%. Non vengo assolutamente pagata per dire nulla su nessun prodotto. Ci tengo veramente a specificarlo, e di ogni prodotto che vi faccio vedere, anche se il prodotto mi piace, tendo comunque a dirvi sia i lati positivi che quelli negativi, anche perché alcune cose che possono essere positive per me magari possono non esserlo per altre persone. Quindi, come al solito, vi dirò tutto quello che vi posso dire sul prodotto che esaminiamo oggi. E niente, ecco, non ve la prendete se magari non corrisponde alla vostra opinione o non è quello che volete sentirvi dire. Io faccio veramente i miei complimenti a Clio perché è riuscita a crescere in questo settore, è riuscita a tirar fuori la sua linea di make up, che è una cosa veramente straordinaria. Iniziamo dal principio. La palette si chiama First Love, contiene 10 ombretti, c'è un buon mix tra opachi e shimmer, e il prezzo è di 32,50 euro, è acquistabile sul sito Clio Makeup Shop oppure nei pop-up, mi sembra si chiamano, nei pop-up store, insomma quei piccoli negozi che aprono per circa 1-2 mesi e poi chiudono
quello, vedete un attimino dove lo apro, non credo sia acquistabile da nessun'altra parte. Sto notando adesso che ci sono anche i buchini qui dietro, quindi credo che le cialdine si possano staccare. È una cosa che ho notato soltanto in questo momento e non avevo assolutamente visto. La palette è vegana, cruelty free, paraben free, testata dermatologicamente e oftalmologicamente, non riesco mai a dire questa parola, e è testata anche sul nickel. Come si dice, design in New York, cioè pensata, ecco, a New York da lei e fatta in Italy, made in Italy. Quindi ha un sacco, ha una bellissima descrizione. Passiamo ora a vedere gli swatches che vi faccio vedere sul mio braccio, ve li faccio vedere tutti insieme. Ora voglio farvi vedere come ho realizzato il trucco in questo momento, quindi vi lascio al mini tutorial e ci vediamo dopo come sempre, così vi dico in dettaglio cosa penso di ogni singolo ombretto all'interno di questa palette. Iniziamo questo trucco con il colore più chiaro, che si chiama Buttercup. Lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Ora utilizzo un pennello da sfumatura abbastanza ampio e prendo Brownie, che è il marroncino medio opaco. Lo utilizzo come colore di transizione nella piega dell'occhio. Con un pennello sempre da sfumatura, ma questa volta più preciso, prendo Mocha, che è il marroncino più scuro, sempre opaco. Lo metto nella piega dell'occhio, ma questa volta rimango più precisa rispetto al marroncino precedente. E mi avvicino un pochino di più alle ciglia qui nella parte esterna. Con il dito vado a pressare su tutta la palpebra mobile questo colore qui che si chiama Baroness. Diciamo che mi mantengo nella parte centrale e nella parte più esterna, lascio libero invece il primo terzo dell'occhio. Ora prendo il colore chiaro luminoso, questo qui, lo applico con un pennello piatto bagnato. Lo metto su tutta la parte iniziale dell'occhio, quella che abbiamo lasciato scoperta fino a questo momento. Lo stesso colore lo metto anche sull'angolo interno dell'occhio. Ora con il marroncino, il secondo che abbiamo utilizzato, vado a fare la parte inferiore dell'occhio. E mi aiuta a sfumare questo colore con il primo marroncino, quello più chiaro di tutti. Ora con un pennello da sfumatura ancora più preciso vado a fare un mix tra sempre lo stesso marroncino di media intensità e questa sorta di grigetto scuro che si chiama Gotham, e vado ad intensificare ancora di più la piega dell'occhio soltanto nella V più esterna. Ora con un pennello angolato prendo Gotham, che è il colore più scuro dalla palette, e realizzo una sorta di riga di eyeliner molto sfumata. E questo è il trucco finito, ho praticamente messo mascara, ciglia finte e voilà, il trucco è pronto. Che cosa ne penso di questa palette? Sinceramente io non l'avevo acquistata fino a che non mi avete praticamente obbligato, sto scherzando ragazzi, nel senso che volevate vederla in tantissimi, quindi ho deciso di prenderla. Non l'avevo presa perché mi sembrava una palette, cioè non mi aveva entusiasmato come palette, perché è un po' fuori dai miei gusti personali, cioè se mi seguite lo sapete, io utilizzo tutti ombretti molto caldi sull'arancione, questa palette invece contiene più tonalità fredde, quindi avevo deciso di non acquistarla, poi me l'avete chiesta in tantissimi e quindi l'ho fatto, l'ho provata veramente per un sacco di tempo, tutti i giorni, quindi so dirvi ogni singola cosa di questi ombretti. Partiamo dai matte. Per quanto riguarda i colori opachi, sono strepitosi, sono qualcosa di fantastico, mi piacciono tantissimo. Spero davvero che Clio uscirà con altri colori di questa formulazione, perché gli ombretti sono davvero fantastici, super pigmentati, allo stesso tempo si sfumano benissimo, riuscite a stratificarli. La cosa che voglio dirvi è che i due marroni si applicano leggermente più caldi di come sono nella cialdina, cioè qui dentro sembra proprio un marroncino freddo, questo qui, come si chiama, Brownie, invece quando si applica risulta leggermente più arancione, stessa cosa anche di quello più scuro, che però rimane comunque più freddo di Brownie. Per quanto riguarda il colore più scuro, personalmente avrei preferito un nero, però
Questo colore può essere molto utile a chi sta cercando di realizzare un trucco non troppo forte, non troppo pesante, nel senso che magari chi non vuole mettere proprio un nero all'attaccatura delle ciglia, ma vuole qualcosa di più morbido, ma allo stesso tempo non vuole mettere un marrone scuro, questa è veramente un'ottima alternativa. Per quanto riguarda la formulazione degli opachi, secondo me sono davvero fantastici. Per quanto riguarda la durata, durano tantissimo sull'occhio tutti quanti i colori. Per quanto riguarda il fallout, c'è un pochino di fallout. Sono un pochino polverosi quando, cioè la cialdina si sbriciola leggermente quando prelevate l'ombretto, ma nulla di fuori dal normale, cioè sono degli ombretti veramente normalissimi a livello di polverosità quando li prelevate dalla cialdina. Quando li applicate sull'occhio, se non state attenti a battere bene il pennello, c'è un pochino di fallout. Ora, se fissate bene la base non c'è problema, perché anche se cade qualche granello basta che prendete il pennello con cui avete applicato la cipria, fate questa cosa e i granellini vanno via. Ve lo dico perché so che tanti hanno dei problemi tra virgolette con il fallout. Comunque non è una cosa di eccessivo, però sappiate che per alcuni colori cadono un pochino di granellini. Passiamo invece ai colori shimmer. Allora, i colori shimmer non mi sono piaciuti tanto quanto gli opachi. Non significa che non mi sono piaciuti, attenzione, non li sto bocciando, credo comunque che siano degli ottimi ombretti. Però c'è una cosa che voglio dirvi: se li prendete da asciutti, vi consiglio di applicarli con il dito, non tanto con il pennello, perché scrivono di più con il dito. Quando li andate a mettere, se li applicate asciutti, noterete che l'ombretto non sarà super scrivente, ma risulterà quasi come, diciamo, un po' trasparentino e tanto luminoso. Sto parlando soprattutto di Champagnino, Pop Mauve, non riesco mai a dire questa parola, e Iceland, che è il rosino qui. Per quanto riguarda invece Superstar e Baroness, sono leggermente più scriventi, però come anche gli altri non sono degli ombretti super forti, super luminosi, rimangono nella scala degli ombretti neutri e naturali da utilizzare per tutti i giorni per chi non vuole un trucco veramente molto forte. Se invece li applicate bagnati, la storia cambia totalmente, risultano molto più scriventi, anche per quanto riguarda la base del colore risulta molto più scrivente. Quindi vi faccio un esempio per farvi capire: il violettino qui, di cui non continuerò a pronunciare il nome perché non sono capace, se lo applicate asciutto risulta leggerissimamente luminoso e un pochino violetto. Se invece lo applicate bagnato si vede molto di più la base viola e risulta più luminoso ovviamente di come è asciutto. Stessa cosa per tutti quanti. Questo colore, che è Champagnino, bagnato è pazzesco, mi piace tantissimo, non tanto quanto asciutto. Ad esempio, asciutto non è dei miei ombretti preferiti. Oggi ad esempio l'ho applicato nella parte iniziale dell'occhio bagnato e devo dire che mi piace davvero tantissimo. Quindi in generale, che cosa ne penso di questa palette? La promuovo? Sì, assolutamente sì, trovo sia una palette molto molto carina, non tra le migliori che io abbia mai provato, però diciamo che se non realizzate dei trucchi molto forti o non volete degli ombretti, non vorrei dire super scriventi perché non è neanche la descrizione giusta, ma se cercate degli ombretti naturali da tutti i giorni che non siano super forti, secondo me questa palette va benissimo per voi. L'unica cosa che dovete vedere è se vi piace la scala colore. Ad esempio, vi ripeto, non è ciò che io utilizzo tutti quanti i giorni, però se vi piacciono degli ombretti abbastanza freddi che non contengono tanto arancione, secondo me questa palette è perfetta per voi, anche perché sono comunque degli ombretti facilissimi da integrare anche con altre palette, nel senso che se volete un nero tutti hanno un nero dentro casa, se cercate un marroncino più arancione tutti hanno un marroncino più arancione. Quindi trovo che questa palette sia molto molto carina. Se stavate pensando di acquistarla perché utilizzate questa scala colori, secondo me potete farlo, vi troverete molto bene con questa palette. Se volete che gli ombretti shimmer siano più scriventi, ricordatevi di applicarli bagnati, magari utilizzate un pochino di Fix Plus o di fissante trucco, quello che volete, e gli ombretti saranno ancora più scriventi. Passiamo al rossetto liquido. Visto che ho preso anche questo, vi parlo anche di questo. Ovviamente non avendo provato le altre colorazioni, non so dirvi di tutti quanti i colori. Il colore che ho preso io è Nude Sunday, che è praticamente un nude
a base marroncina, leggermente arancione. Allora, quando l'ho provato su Instagram, in tanti mi hanno scritto: Giulia, ma come è scuro su di te? Vi voglio sottolineare che sono io che sono chiara, non è tanto il rossetto che è scuro. Il rossetto è un bellissimo nude. Come tutti i rossetti liquidi, tende ad ossidarsi e a scurirsi mano a mano che si porta. Risulta leggermente più scuro di quello che si vede nel tubicino, ma è una cosa normalissima, soprattutto con i nude. Sono davvero pochissimi i nude chiari nel tubetto che rimangono chiari anche sulle labbra. Per quanto riguarda l'applicazione, si applicano benissimo, nel senso che il colore è super pieno, non dovete fare più passate per intensificare il colore. Già dalla prima passata il colore è super pieno. L'applicatore mi piace tantissimo, io adoro gli applicatori classici tipo rossetti liquidi di Sephora. Mi piace anche il fatto che il manico sia corto, perché quando vado a ridisegnare le labbra appoggio il mignolo sul mento, invece quando ci sono gli applicatori quelli lunghi non riesco tanto bene a gestirli. Quindi il packaging, l'applicatore mi piacciono tantissimo. Per quanto riguarda il rossetto, ho delle considerazioni da fare, nel senso che secondo me questo rossetto non è adatto a tutti. È un rossetto, la durata è pazzesca, cioè se cercate un rossetto a lunga durata ve li consiglio. Ora, il problema tra virgolette sta nel fatto che il rossetto è abbastanza asciutto, cioè non va a seccare le labbra, è molto confortevole, però secondo me questa tipologia di rossetti può essere adorata da chi ha delle labbra non troppo secche. Essendo così tanto asciutto e non tanto cremoso, quando lo andate a mettere su delle labbra con tante pellicine o già secche di suo, che cosa ho detto? Praticamente il rossetto asciugandosi tenderebbe comunque a seccare ancora di più le labbra. L'ho provato in diversi giorni e ho notato che a seconda dello stato delle mie labbra trovo che il rossetto lavori più o meno bene, nel senso che ad esempio oggi ho delle labbra particolarmente idratate, non mi sono mozzicata le pellicine come faccio sempre, ho messo tantissimo burro cacao sotto prima di mettere il rossetto e trovo che il rossetto sia confortevole anche se sento un pochino che tende a tirare. Non è un problema perché io ci vado a mettere comunque il burro cacao sopra se sento che poi si asciuga troppo nell'arco della giornata. Invece quando ho delle labbra molto molto secche ci metto sopra questo rossetto, le labbra si seccano ancora di più ed è non tanto confortevole da portare. La stessa cosa l'ha riscontrata anche mia mamma. Se l'è messo un giorno appena mi è arrivato, mi fa: questo rossetto non mi piace tanto, proprio perché se avete delle labbra secche tende comunque a mettere in evidenza questa cosa. Ora vi ripeto, ho provato soltanto questo colore. In tantissimi mi hanno scritto che adorano questo rossetto, trovo sia molto molto bello, però vi ripeto, secondo me dipende anche da come avete le labbra. Ovviamente ogni opinione è strettamente personale. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha provato uno di questi due prodotti e che cosa ne pensa in un commentino qui sotto. Fatemi sapere anche se il video vi è piaciuto, sempre con un commentino qui sotto oppure con un bel pollice all'insù. Ricordate che potete scaricare la guida per aprire il vostro blog, trovate il link in descrizione. Spero tanto che questo progetto vi piacerà e vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!